spaghetti con le vongole, risotto al nero di seppia, fritto misto calamari e gamberi, branzino al sale. Quali sono i piatti dove il formaggio non va mai? Scopriamolo insieme. Ci stiamo chiedendo qui a Cheese se il formaggio effettivamente va dappertutto. C'è qualche piatto dove sicuramente non va. Noi lo mettiamo ovunque il formaggio. Ovunque. Tipo che cosa? Gli spaghetti con le vongole, voi formaggio. Formaggio. Che formaggio? Chi se ne frega. Piccantino, ah, pure, sì. Pure, anche piccante. Ragazzi, cosa state mangiando? Gelato. A formaggio? No. Quasi. Fior di latte. Fior di latte. Le nocciole anche l'ovata gentile. Fantastico. Ma ci sono dei piatti, secondo voi, dove il formaggio non va assolutamente? La pasta col tonno. Della pasta col tonno? Sì. Quindi c'è qualcosa del formaggio non lo metteresti? No, lì no, lì non si può mettere. Pasta col tonno, formaggio free. Formaggio free. Esatto, quella è un luogo comune, ma non è vero. Se a gusto ti piace sulle spaghetti con le vongole mettere il formaggio, e a te no, no. Pesce mai, invece lui sì, sul pesce. E a gusto, ti ripeto. E che tipo di formaggio? Un grattugiato comunque sia. Grattugiato. Metti appunto, ti ripeto, uno spaghetto con le vongole. Col formaggio grattugiato. Col formaggio con le vongole. Buon appetito, ragazzi. È a gusto, eh. Dico risotto alla marinara con formaggio grattugiato sopra. Cosa mi dite? Senza formaggio. Quindi ci sono dei piatti dove il formaggio non va. Ma allora, alla fine dei conti, secondo me va a gusto. Poi, se uno piace, se il formaggio è buono, ci sta. In linea generale, io lo mangio sempre. Il piatto è come il pesce, non il formaggio. Signore è un esperto. Cioè, tipo il risotto ai frutti di mare? Ma no. Un po' sì, un pecorino ha appena detto che non, no, non tutti. Non tutti, ma il risotto sì. Dopo aver peregrinato in giro per Bra, finalmente la parola all'esperto, il direttore del gusto Luca Ferrua, al quale chiediamo: ma c'è un piatto nel quale il formaggio non va assolutamente? No, non c'è, nel senso che vince sempre il palato, vince sempre il gusto, e il palato è estremamente personale. Se poi vogliamo inseguire dei canoni, sicuramente il pesce è un tema, però se poi ci evolviamo e pensiamo alle cozze, a tutto quello che i belgi ci mettono come risultato finale pure piacevole, ci complichiamo molto la vita. Poi c'è un altro tema, che ovviamente il burro è un mondo, il formaggio è un altro, perché poi il burro sta benissimo dappertutto. Cozze per fare questa tipologia di formaggio, perché